E salve a tutti, gente, qua Jingay che parla e adesso qui in un episodio di Super Mario World 2 Yoshi's Island. Nell'ultima puntata abbiamo fatto la prima parte del mondo 2 e oggi faremo la seconda parte del mondo 2. Quindi direi di iniziare dal mondo 2.5. Watch out for Lucky 2. Yeah, anche qui ci sono i livelli di Lucky 2, perfetto. Ah, wow, serio? Grazie, grazie. Ho qua l'impressione che questo guscio ce lo vogliono far tenere per qualcosa. Tengo in bocca, non si sa mai. Ok. Yay, bellissimo. Questa è rossa. Sei serio? Ma con la moneta rossa cosa ha fatto? Scusami. Ok, in questo modo lo butti giù per un po'. E ce n'ho uno ancora per te. Guarda te, prendi sto stupido uovo. Ma l'hai fatta apposta? Ok, ha mangiato. Sei un co... Vabbè, tanto cosa ne prendevo a fare se Mario mi era già andato via? Da un sacco di tempo. Ah, è iniziato benissimo. Proprio a iniziare con un livello di Lucky 2 è benissimo. Ok. Ora non ho trovato tanto utilità nell'usare il guscio Koopa, però. Madosca, come le lanci a caso? Salve signor Lucky 2. Ciao. Ora, te non so se ti avevo collezionato prima, ma ho fatto la stessa animazione di quando l'ho preso ma senza il suono, quindi. Wow, non pensavo fosse così semplice. Ok, non è quello che volevo fare. Cavolo, ok. Ciao. Ora, il guscio come lo prendo adesso? Non lo prendo più. Ta. Ma che? Ci sono due Lucky tu, ma... Oh! Perché ci sono due Lucky tu? Mi sa che in questo modo buggy il gioco. Fa... Mario, devi venire qua, devi venire qua. Scusa, ma come... che fastidio. Siamo solo nel dannato mondo 2. Ah, c'era un checkpoint? No, non era un checkpoint. Era.
Ora. Ok che ho trovato un modo semplice per sconfiggere l'Akitu, però... Maremma. Ciao. Ora, stupido guscio. Ora, grazie. Non so per quale motivo si siano formati due Lakitu, però... Non lo so neanche perché il gioco ci dia così gusci a caso di Koopa, però va bene. Credo sia più una penalità averceli addosso i gusci. Non posso saltare, no. Ok. Grazie, accetto tutto. No, so cosa vuoi farmi fare. Cosa? Però non voglio usare il guscio qui. Devo comunque riuscire a salire là sopra e da qualche parte si può usare l'interruttore. Come salgo da sopra? Grazie. Pensavo darsi l'interruttore. Ok, grazie alla spinta del tipo timido. Che mi ha anche rotto le palle, ecco cosa. Ah, ok, ho visto anche per pochi frame cosa c'è in questo livello. In certi determinati livelli c'è uno sgherro di Kamek viola che lui interviene anche se il timer non è scaduto. Però potete comunque riprendervelo quando ce l'ha. Se siete rapidi. Allora. Ok. Poca. Mi sono perso un bel coso lì, però. Ora. Grazie. Tu che cosa sei? Diventata triste, ok. Qui non posso andarci ancora. Vedete che qua c'è una determinata trasformazione. Mi sa che qui mi sono giocato di andare là. Ok. Esattamente. Tra l'altro qua mi sa che c'è qualcosa di solito nascosto. No. C'è un checkpoint. Quindi è qui che bisogna andare in realtà. E l'altra è la strada alternativa. Perfetto. Adesso è uno di quelli che se ne va. Ok. Quelli che arrivano dall'alto e poi restano lì vuol dire che comunque dopo un po' se ne vanno. Grazie. Adesso è un'altra colometta rossa? No. Ok, bel modo di sconfiggere uno. No! Persa. E tra l'altro ce n'era un altro lì. Vattene te. Quella giga lì sputa anche bolle per qualche motivo. Cosa sei te? Tante monete, ma quelle rosse tanto l'ho già perse. Grazie, però sono rimasto senza... Wow. Tra l'altro... Dannazione! Smetti di andartene così lontano! Ok. Ora, Lakitu va. Vattene, Lakitu! Stress... Ciao, vattene. Dammi, dammi.
Tanto so che ritornerà fra due istanti con l'Akito, quindi muoviti ad Armin. Come se non l'avessi detto. Ok. Uno serve per farti andare via. Ok, qua c'era la moneta rossa. Tu guardi, volevo ignorarlo. Poi ho detto no. E tu guardi. Guarda lì che si è fermato poco prima. Pezzente. Oh oh. Ok. Quante monete rosse ha sto livello? Ok, non sapevo facesse questo. Carino. Pensavo ti danneggiasse e basta. Ok, forse non è ancora detta per le stelle. Mi manca letteralmente una sola stella. C'ho modo di prendere in qualche modo? Non ho neanche le uova. Brutto! Ora avete potuto vedere. Bene, saltiamo sti siepi perché non ci sono nascosti loro. E niente, per colpa di quello non ho nessuna delle tre cose in questo livello. Perfetto. E sto livello ci ha già tenuti qui più di 10 minuti. Perfetto. L'Akido Dementer, il cavolo. Questo mi sa che è una caverna. The Cave of the Mystery Maze. No, la caverna dei... Oh, la caverna dei misteriosi cosi, insomma. Ah, wow, non è che ho dovuto aprirlo, va bene. Misteriosa labirinto. Ciao. Vi credete furbi? Bene. Vorrei, a proposito, quello come cavolo. Ah, ok, va bene. Posso fare anche così, volendo. No, non devo fare così. Devo romperlo lentamente tutto. Vabbè che sono tutte uscite queste, però. Dannazione. Quanto lagga. Ok. E così ho preso una vita. Ma lì posso andare anche da una stranuvola, quindi... Ottimo. Altro. Una porta? Serio? Sotto cosa c'è di più? Vabbè, andiamo. Ok, non è tanto un labirinto, almeno non per ora. Mi sa che ci siamo entrati nel labirinto e non è neanche, non si può neanche tornare indietro, perfetto. Forse avrei dovuto andare di sotto prima. L'effetto nebbia che c'è anche qua dentro mi confonde anche. Qua addirittura c'è un checkpoint. Sono già quasi a 30. Questo portale non ci posso andare da solo. Questi cosi strani sono girati da quei tipi fantasmi, insomma. Wow. Ho visto le uova cadere di sotto, pensavo solo rocce e cose. Cos'è sta entità? Neanche me la ricordavo in questo gioco sta entità. Sì. Basta, però hai rotto, grazie. Ah, giusto, i pipistrelli li puoi usare per farmare. Volevo troppo vedere se funzionava anche con loro. Ho
ok, ho preso uno di quelli, però qua ce n'è ancora un altro. Ok, quindi serviva per... Carino. Sì, ma mi sa che devo sfruttare anche per salire là sopra. Qua sotto c'è un minigioco, ma non ho una chiave. Poverino. Oh. Grazie. Ok, per le stelline non è ancora detto. Sembra una zona nascosta qui. Questi cosi qua sono strani. Innanzitutto hanno un'estetica diversa. Grazie. Beh, c'è un altro checkpoint. Forse i checkpoint indicano che siamo per la strada giusta. Oh, di nuovo l'illusione 3D. Figo. Non so, sono per caso i programmatori che hanno dimenticato di togliere le linee per il loro movimento o è fatto apposta? Tra l'altro lui tecnicamente sta in aria, ma va bene. Ok. È molto più di una caverna questo, direi. Quei cosi, quelle pedane lì potete saltarci, beh, quante volte indica il numero. Così? Esatto. Al prossimo esplode. Grazie. Ok, ho rischiato di perdere. Qua corre... Non mi fidavo solo a correre, ma ok. Tu, strano essere inquietante. Anche qui ho saltato un bel po' di cose. Già. Le stelle? Mi sa che anche lì ho failato, però. Mi sono fatto prendere troppe volte. Però comunque c'erano un sacco di checkpoint che ti riempivano. C'erano tipo tre checkpoint. E... No, ce l'ho fatta per quello. Ok, va bene. Il livello 7, dall'immagine non capisco cosa sia. Ah, ok, ho capito di quale livello si tratta. Diciamo un'altra forma di Lakitu, diciamo. Innanzitutto lì c'è un Gourmagai, che praticamente quello che fa essere ingoiate vi dà un uovo gigante. Che ha più effetto, insomma, resiste di più. Ecco, quel tipo di Lakitu. Non sono sulle nuvole. Sono nascosti tra le rocce. Una delle poche volte in cui li si vede senza nuvole, effettivamente. Volevo mangiarlo in realtà, non so perché l'ho schiacciato. Ok, va bene, non capivo. Moneta rossa? Sì. Cosa è successo? L'ho ingoiato e sputato allo stesso tempo e a quanto pare non facendo la posta ho fatto giusto? Può darsi. Allora, non so se questi qua li posso già direttamente mangiare. Sì, li posso mangiare, quindi tecnicamente sono più semplici. Ah, a quanto pare se ci salti sopra lui impazzisce. Tra l'altro loro non hanno gravità, quindi... Ok. Ti
simili si vivono la loro vita qua. Chiave, ottimo. Il prossimo uovo che lancio a quanto pare è quello gigante. Peccato, perché lo devo usare per, solo per quello stupidato. Ok, si comporta così allora. Fammi prendere quei punti stella, grazie. Punti stella, poi l'ho chiamati cheat. Non si può fare nulla, eh? No. Aspetta, posso fare questo. Sì. Mi conviene rimangiare un altro, non si sa mai. Ah, giusto, c'ho la chiave, giusto? Vediamo che minigioco ha da offrirci. Ah, ok, quello delle monete. Bisogna prendere più monete di lui. Au. Sto facendo schifo. Ok. Meglio se pensi più alle monete e non darmi fastidio a te. Grazie. Ok, questo è carino, mi piace quel minigioco. Ciao. Ah, scappo, scappo, scappo. Forse quello rosso avrei dovuto prenderlo, perché se non sbaglio quelli nascosti nei blocchi hanno la stella. Hanno la moneta rossa. Vabbè. Te cosa sei? Non sapevo come evitarli. Potevo benissimo andare qua sotto. Tu, la smetti? Da! Ok. 27. Questa qua è un'uscita? Ok. Mini giochi così, eh? Oh. Sarei dovuto essere più rapido per prendere quell'ultima moneta rossa lì. Bello. Guarda se devo stare qui a farlo con qualsiasi cosa. Ok, grazie. Tu. Ecco, ti ho mangiato, ma... Ok. Non so se si vede da voi con questo problema dell'effetto che non si vede, però lampeggiava quel essere. Dove sono andato a finire? Aiuto. Ciao. Guarda. Grazie. Ci sono le due che mi mancano, perfetto. Quindi per se entrare là dentro mi serve solo per le monete rosse e non tanto per quel fiore. Wow. E ovviamente c'è la moneta rossa lì. Sono tutti nei pali, ok. Quindi devo controllare anche gli altri, perfetto. Te. Ok, infatti ce l'aveva. Te.
lunga. Che bello è stare qui mezz'ora solamente per questi stupidi pali. Non mi convince tanto sto metodo di nascondere le monete rosse. Oh, anche questo. No, una vita. Aspetta. Seriamente uno di quei cosi? Oh my god. Sbattendo ho ammazzato quello lì senza pietà. Beh, adesso comunque il fiore mi serve. O forse no. Ecco qua. Ora qua dentro è tipo strapieno di lucky, tu devo stare attento. Se mi devo fare anche questo. Cosa ha fatto? Forse... ah, dava stelle quel coso. Lasciatemi in pace. Devo uscire per passare con la zona, però con tutte le stelle, quindi... qua c'ho un refull rapido. Cosa succede se ti lancio? Ah, Yoshi diventa tipo strano quando uso quell'uovo, ma va bene. Non posso usarlo lì. Non di. Vabbè. Fio avanti e basta, ok? Ah. Rivivere. Ok, così non riesco ad andare avanti. Grazie. Poco dopo posso anche mangiarti quando sei nascosto. Perché l'ho lanciato così? Vai. Donna santa. Vai via. Grazie. Vedi qua che devo andare? Grazie. Oh. Dammi le stelle che mi servono magari. Oh, ok. Dritto, dritto. Nuova trasformazione. L'auto. Non so neanche io cosa sto facendo in questo momento. Se sto saltando qualcosa. Cavoli. Beh, era solo per una vita. Madosca quanto ho saltato. E mi sa che però non posso più tornare indietro, quindi peccato. Bad, questo è triste. Va bene, bonus challenge. Stelle comunque prese, ok. Mi sto preoccupando più delle stelle che delle auto, perché quando dovrò cercare il resto off camera, almeno qua è più semplice. Ma non l'ho letto, questo qua è nuovo, diamine. Hai sempre qualcosa di trovare. Wow, che sfiga. Questo qua ti dava anche power up che potevi tenerti in tasca. Vabbè, 8, castello. Oh, bene. The Potted Ghost Castle. Il castello del fantasma invasato. Ah, ok, effettivamente ha senso che lo potessi mangiare, però non mi ricordavo potessi farlo. Scappa pure via con quella vita, non è che me ne frega più di tanto. Però fa paura stare lì a fare cose. Oh. Please no. Tra l'altro fanno un rumore della pianta piranha quando escono. Ok, vanno an... ti inseguono anche. Perfetto.
mi sta anche raggiungendo. Ma io se mi svuoto per mangiarlo, semmai. Dai, vieni. Ecco. Ti è piaciuto? Ciao. Quello giallo ho fatto qualcosa di un pochettino diverso. Di nuovo questi. Oh no. Che odio. Quelle cose lì sono spine che ti uccidono in un colpo. E io lo devo fare qui. No. Ah, giusto, se vanno contro il muro rimbalzano letteralmente. Scusate, ho dovuto mettere in pausa un attimo il gioco perché c'è stato un errore di registrazione. Quindi, ora... Forse si è tagliato un minimo pezzo di video, però comunque sono sempre qua sopra. E c'ho una paura bestiale a farlo. Dai. Ok, so che devo andare lì, però. E ora vorrei sapere se ho dimenticato qualcosa qua verso il cima. Oh oh. Ecco, c'era questo. Ah, giusto, questo qua, se non sbaglio, è una trasformazione che ci sono solo in determinate zone. Il trenino. Ah, posso essere colpito? Davvero? Questa è la strada migliore a quanto pare. Forse. Oh. Ok. Sento stare in rumore, cos'è? Ottimo. Qua c'è un'uscita, là sotto cosa c'è? Un'altra uscita. Ok, qua c'è questo. Loro si passano la bomba finché non è sotto Yoshi. Bello, vero? Togliamoci di mezzo questi. Quello invece è un fiore che all'inizio sembra buono ma poi è malvagio. Questo invece sembra terra finta. Questo è finalmente quella giusta e per toglierla probabilmente... Potrei fare un salto schianta ma così morirei. Portatelo fin qui magari la bomba. Ok, l'ha fatto comunque, va bene. Non serve a niente. Ok, ho 28. E mi sa che quello lì è un vaso, quindi devo portarlo fino alla fine evitandomi di farmi colpire. Bellissimo. O forse magari la bomba può farlo esplodere direttamente? No. Ovviamente, quando la fisica deve funzionare non funziona mai. Grazie.
Uff. Ok. Qua ci sono altri passaggi. Ah no, qua c'hanno le monete, capito, giusto, giusto. Da sta parte non dovremmo essere lontani dal boss, giusto? Beh, mi dà comunque altri tipi timidi. Ah, ok. Finito? Ok. Quello che bisogna fare qui è questo. Grazie. Vedere se lo fa mentre è notte? No, però bisogna fare questo, per questo. Un checkpoint, va bene. Sono a 30. Dovrei praticamente essere dal boss, quindi alla fine dipende tutto dal boss, vero? Beh, qua c'è un'altra porta. Che pizza, non si sa mai qual è quella giusta da prendere, no? Dannazione. Li odio questi. Ecco. E adesso sapete perché li odio. Sapevo che era per questo, però. Non è giusto. Ste. No, 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 no,
Grazie stelle. Dai. Sì, mi insegnano un bel po'. Sono odiosi quei cosi comunque. Perché se sbagli solo un uovo devi rifarlo e bla bla bla. Sono solo lenti. Ah, adesso mi date blocco infinito. Ok. Grazie. Do not touch the throne. Ok. Dice il fatto di non toccare queste rocce blu. Che però vorrei. Sì, si possono rompere. Ok. Tutto pur di non essere colpito da esso. Beh, non mi fa vedere neanche la palla dov'è. Allora, se non sbaglio la palla dopo un po' respawna qua. Perché effettivamente se ce l'avete in zone come queste. Fammi prendere tutte le monete. Quella è sicuramente rossa, ok. No, 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 no. Sei pazzo. Ecco cosa faceva questo. Non mi è piaciuto per nulla. Ok, adesso devo aspettare che respawni. Mi stava spingendo lentamente sulle spine blu. Oh mio dei. La gelatina servirebbe a qualcosa là sopra? Non, non, non mi importa. Ehi! Quanto pare devo fare qualcosa. Bene. Era un troll. Ah, ok. Se uscivano i tipi timidi avrei capito, allora. No, 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 no. Ti prego. Oh! Come lo evito quello? Ce n'è uno anche lì nascosto.
Ciao. Li hanno anche programmati bene. Mi sa che ho azzeccato qual è quella che ha la chiave. Quel jet poi lo tengo in caso me lo rubino. Anche perché qua è pieno di monete rosse. Qua c'è la porta. Secondo voi i vasi possono contenere monete rosse? Levatevi. Guardate. Ah, si possono ammazzare allora. Nulla, non conteneva nulla. Levati dalle scatole. Controlliamo se ci sono altre monete rosse. Poi prendiamo il checkpoint e andiamo lì dentro. Ok, abbiamo preso tutte le monete rosse. Rompi scatole. Statene buono. Quanto mi ridai? Ok, giusto. Grazie. Ciao. Bello, forse mi davo un fiore, non so quanti fiori ho. C'ho tutto bene. E per qualche motivo c'era anche un altro checkpoint. Se notate, pieno di vasi, vero? Ok, andiamo. Almeno ci ha messo un checkpoint proprio diretto verso di lui. Yoshi caro, quel bambino ti sta causando un po' di disastri? Per lavare le cuba? Ok. Quindi dalla me, ne prenderò io cura, tranquillo. Bene. Il boss è letteralmente il vaso. Allora, quello che bisogna fare è direttamente spingerlo. Se colpirlo, se non sbaglio, non serve a niente. Ma ci sono questi tipi timidi che a caso si decidono a spingerlo giù. Cioè, a tenerlo qua. Il problema è quando c'è questi stupidi fuochi addosso. Via. Sì. Una volta ho tolto uno dei due tipi di verdi, ecco, adesso è indifeso. Ok. Uff, solo quel fuoco poteva farci male, quindi non è neanche troppo difficile. Forse questo è il primo castello in cui abbiamo tutto? Peggio dell'altro, però li faremo, li faremo. Bene. Siamo al mondo 3, ma comunque lo faremo alla prossima puntata, perché qui non ci viene tutto, noi ci vediamo alla prossima, grazie di aver seguito questo episodio e arrivederci a tutti quanti, ciao ciao!